Ma il nostro workshop, credo anche alla pari degli altri, è stato molto interessante. Si sono affrontate una serie di questioni nell'ambito delle varie sfaccettature dell'educazione finanziaria che ha tantissimi livelli, perché quella che manca in Italia, oltre a quella specifica sulla vendita di particolari prodotti, manca l'educazione elementare, cosiddetta elementare. In questi anni è cresciuta la necessità di conoscere gli elementi costitutivi, di conoscenza di base per poter affrontare qualsiasi tipo di rapporto con gli interlocutori finanziari, banche, assicurazioni e quant'altro. La prima che si è mossa su questo campo, come al solito, è la Banca d'Italia, perché nell'ambito di un progetto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha provveduto a diffondere informazione finanziaria di base con una serie di quaderni didattici per i vari livelli di scuola, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado. Poi a ruota si sono mosse un po' le istituzioni finanziarie, banche, assicurazioni finanziarie, in collaborazione con l'Associazione dei Consumatori, come al solito, con programmi specifici di diffusione di informazione delle banche. E buon ultimo, le associazioni dei consumatori da sole, come spesso gli capita, con informazione veicolata attraverso riunioni organizzate in proprio. Dicevo nel corso del workshop che sono stati fatti in diverse zone d'Italia una serie di incontri per la diffusione di informazioni elementari, tipo cos'è un controcorrente, che cos'è un bancomat, che cos'è una carta di credito, una rivolta e quant'altro, presso centri anziani. Da questa indagine che ha svolto il professor Cagliano è stato confermato che ci vuole un centro di coordinamento della diffusione delle informazioni e il veicolo principale per diffondere questa informazione è la scuola, come al solito la scuola. Noi aggiungiamo che è utile, oltre alla scuola, per tutte le difficoltà che questo implica dal punto di vista organizzativo, formativo e quant'altro, un altro veicolo che si ritiene essere molto importante potrebbe essere il sistema radiotelevisivo pubblico, con una serie di lezioni per cicli, per livelli, sulla scorta di altre fortunate serie di lezioni divulgative che sono state affrontate nel passato. Alla fine questo discorso è stato confermato da una proposta che è venuta fuori poi dall'indagine di creare una cabina di regia nazionale, un comitato, cui partecipano, oltre a esponenti di ministeri, vari esponenti delle varie autorità, Banca Italia, IVASS, API, ANIA e quant'altro, e esponenti di fondazioni bancarie, di promotori finanziari e di associazioni. Questo è un comitato, per così dire, centrale, da cui dovrebbero partire le direttive. Queste direttive poi verrebbero sviluppate da comitati regionali di coordinamento, dove sarebbero riproposti gli stessi più o meno elementi, però a livello regionale. Tutto questo poi potrebbe essere supportato da dei siti internet o di linee telefoniche dedicate. E alla fine, come ultima cosa, si potrebbe immaginare la creazione di una patente Ecofin nella quale venissero quasi certificate vari livelli di conoscenza economiche, diciamo di tipo A, B e C per semplificare, A proprio coloro che sono in grado di capire quali sono gli elementi elementari delle informazioni finanziarie e così di seguito a livello B, a livello C dove queste conoscenze sono un pochetto più sviluppate. Ci manca ovviamente la preparazione specialistica, cioè la capacità di comprendere prodotti molto sofisticati, di solito legati non a prodotti non a prodotti di supporto per il cittadino, di sostituzione di moneta, ma a prodotti di investimento.
che sono cose abbastanza, e questo questo aspetto ovviamente è venuto fuori, che è abbastanza complicato diffondere a livello generale, perché necessita di una preparazione specifica che soltanto pochi sono in grado di trasmettere. Ecco, questo è stato un po' il senso. Quindi la cosa essenziale è cominciare a trasmettere l'informazione finanziaria sin dalla scuola, sin dalle scuole elementari, e poi supportarla con programmi ad hoc, tipo quelli che sono stati impiegati. Ringrazio.